Il pad? Il? Il pad? No. Non so perché sento quando spari. Tra l'altro sento meglio dei miei dispari. Che c'è? Mi sa che non è attivo il coso, eh? Non è ancora attivo il push to talk. No, ho messo l'attivazione, infatti. No, capito. Tu sai cos'è quella barra verde che c'è sotto ogni tanto? Barra verde? Sì, sotto questi qua. Ogni tanto arrivano e c'hanno una barra verde leggera esattamente sotto la vita. Comunque, visto secondo me quando si drogano, tipo, no? Quando prendono quelle specie di... E quindi hanno una specie di boost? Credo di sì. Comunque anche qua, hai visto che bello che è? Adesso non so che livello di dettaglio giochi. Molto bello, sì. Ah, che in fondo là c'è la gru. Ora l'ho tenuto diverso dal primo che era tutto neve, ottimo. Vabbè, ci sta, guarda. Una variante ci sta. Uso la pistola che attiva la sfida. Che cavolo? Aia. Aspetta. Rianimazione in corso, ok. Ah, mi stavi chiedendo delle abilità. Allora, aspetta. Finiamo qua perché sennò... Ah, tu quindi è quella che ti rianima se muori? Sì. E qua mi ha salvato, per esempio. Già andare in più persone diventa più interessante. Perché aumenta la difficoltà. È tosto. Però la sfida, a me piace la sfida, devo dire. Ne abbiamo perso uno. Uno? Solo uno? Ne avete persi? Anche se questo è il max 7. Ah, ma chiave. Queste chiavi qua sono esattamente per? Servono per aprire delle cassette che trovi durante le missioni. Ah, qui dobbiamo... Dobbiamo far piazza pulita. Come abbiamo fatto. Vabbè, queste sono le classiche missioncine semplici che c'era anche nel primo. Là c'è un altro punto di domanda. Qui c'è un saccheggio. Propaganda media. Questa sì, qua devi disattivare il... Ah, ok. Questa è la prima volta invece che la faccio. C'erano anche nel primo comunque questo. Sì, era un'altra cosa, era quello di spegnere... Cioè non era proprio chiamata così. Sì, più o meno la stessa roba. Però sì, era la stessa, sostanzialmente. Perché non si aggancia? Bidono non gli piace agganciarsi. America ora sentiamo. La patria è morta 7 mesi fa. Iniziate a pensare ciò che voi volete. Ok. Adesso cosa esce? Musichetta dolce. Adesso ci sono tipo due ondate di nemici. Si sono arrabbiate perché gli abbiamo cambiato la radio. Dove
C'è un rientro in cuffia, non so perché. Ok. Operazione interrotta. Oh, mi chiedevi le abilità. Io ho su... vediamo se me lo fa vedere qua, esatto nome. Alveare... E vabbè, Alveare è quello rianimatore. Okay. E poi ho il lanciatore chimico, il tonico, quello che ti cura. Ah, però, per ora, sì. Sono la morte! Una granata che arriva. Tanto, le loro bombe maledette esplodono subito. Ho visto, la differenza, esplodono. E in realtà ci sta, devi evitare... Deve scappare già quando le vedi volare. Esatto. Ok. Tu ho visto che avevi la torretta e hai il punto l'alveare, ma che quale degli alveari? L'alveare è quello normale, quello che ti restaura la salute. Sì, in effetti avrei dovuto prendere quello che hai preso tu, magari al prossimo... alla prossima abilità. Ok. Un attimo che cambio un attimo l'equipaggiamento. Cosa? Scusa? Nitrate e Goldfield, sono Simmons, siamo alla biblioteca, c'è un mare di iene da queste parti. C'è un rientro, non so, c'è un rientro strano nel... Che arriva dal gioco, quindi? Sì, praticamente sento più alto il tuo volume di quando parla. Per esempio, adesso hai fatto sentire, ti è capitato che partiva un audio, e questo audio lo sento più alto che nel mio gioco. Provo a abbassare il volume dei dialoghi, vediamo. Ma si sente anche quando spari, quindi è proprio un rientro in cuffia, non so di che tipo. Non so se hai... Boh. Non so da dove potrebbe rientrare. Può capitare a volte dal microfono principale, può capitare... Se hai magari, non so, anche la webcam, ma in teoria Discord dovrebbe usarne solo uno di quelli. Allora, tu in game hai detto che l'hai disabilitato, no? Sì, in game ho disabilitato il microfono. Magari arriva da... Vediamo. Quindi arriva da Discord, per forza. Ecco vicino rilevato. Ma anche adesso ho sentito... Agente, c'è una chiamata da un tuo vecchio amico. Vuole parlare direttamente con te. Qui è Vikram Malik. Ma c'è la voce doppia, praticamente. I modi bruschi dell'ultima volta. Vorrei ringraziarti per avermi messo in salvo dalle iene. Pare che al teatro abbiano bisogno di batterie. E d'accordo. Qua cos'è? Un cantiere. Esecuzione, forse. Andiamo a vedere. Bello, bello. Un altro controllo del territorio. Hanno già visto questi, ma ha fatto vedere un po'. Mi fai male tu. Cavolo, qua ci sono un po' di elite. Ah! Altre chiavi. Ecco, ci faceva. Ma pensa, era nascosto questo. Qua c'è la missione secondaria, poi vicino. Vikram Malik vuole sdebitarsi per essere stato salvato. Negozio Odea. Andiamo lì? Sì. Ma perché droppi tutti questi abiti?
Io droppo gli abiti. Sì. Hai una casa dietro di te. È un drop differente per ognuno, io non troppo quasi mai abiti. Non ho visto che il dettaglio della luce che è un pezzo. Mitra Malik ci aiuterà a trovare delle batterie nuove. Ti incontrerà all'interno del negozio Odea. Ci aiuterà a trovare delle batterie nuove. Ti incontrerà all'interno del negozio Odea. Stai giocando qualcosa di particolare a parte adesso questo? So che tu sei un appassionato di indie. Sai che stavo pensando parecchio che non esce. Vorrei provare The Occupation, ma per un attimo di tempo. The Occupation, purtroppo però i voti non sono stati... Sì, infatti per quello volevo aspettare magari qualche patch, che ha detto che è uscita una, ma non so se ha... Ha problemi di bug? Non ho letto le recensioni, cosa dicono. Principalmente di bug, quindi non tanto... È mica una specie di gioco... investigativo mi sembra, no? Sì, in realtà era anche problematico dal punto di vista del gameplay, diciamo, però era dei bug, credo. Anche perché non puoi salvare, e quindi i bug ti obbligavano poi a rifare tutto il gioco. Ah, ok. Le batterie che vi servono sono nel sotterraneo di questo negozio, dove c'è anche il computer di DC ancora connesso alla rete dell'Odea. Ho bisogno di accedere ai... niente, sento la voce doppia. Che è tua figlia. Bello anche qua, anche il soffitto. Ok, qua c'è il rifornimento, cassa rifornimento. Aspetta, non sa, quando rifornisce uno rifornisce tutto il gruppo. Ah sì? Basta che ne prende uno stavolta. Questo salva, tesserino non funziona più, ma forse tu riesci ad aprire lo stesso. Vai. Che voce. Sembra una donna, no? No, sembra uno che... Eccolo, una rivista. Ah, beh. Qui c'è un saccheggiare qua. Odea Electronics. Ah, oh, guarda qua il pupazzetto. Che dettaglio. Ma stiamo aspettando lui che faccia qualcosa? Vediamo. Vediamo cosa fa. Le batterie sono nel seminterra sotto. Scendi, così potremo avere entrambi ciò che cerchiamo. Vabbè. Ok, vai. Non mi piaceva, ero leggermente troppo avanti. Tra i giochi che hai giocato ultimamente, cosa che c'è? Ma in realtà prima di questo stavo giocando The Division, che ho preso tardissimo. Ero arrivato a livello 30 e poi l'ho mollato per cominciare questo. Ma io... Assassin's Creed Odyssey, no. Però quello lì mi ha un po' stancato. L'Origins? O l'Odyssey? Odyssey. Vabbè, sono un po' ripetitivi secondo me, no? Sì, c'è un quel problema lì. Perché se ci... non me lo trovo. Quel bastardo di male ci ha fregato. Per fortuna sei riuscito a prendere quelle batterie, ma uscire di lì non sarà facile. Come no, vedi. Preoccupate che ce la facciamo uscire di qua. Oh cazzo, da dietro, un bastardo. Cavolo, siamo tutti accerchiati. Bello, ottimo. Venuti da dietro, maledetto. Aspetta che c'ho... Occhio, ce n'è uno dietro.
niente. Si ricomincia. Ci hanno accerchiato, quindi bisogna... Oh, finalmente una parte costa, perché sono tutti giù ed erano da tutte le parti. Eh sì, ce n'aveva uno dietro che mi ha... E aspettiamo dove? Aspetta, 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 prima di far partire. Aspettiamo qua, tipo, tutti e due qua. Sì, è meglio stare in quest'angolo. In metro non ne stai giocando? Metro no. È buono l'Exodus. Ma secondo me sono andati migliorando, poi non so. Dipende dai gusti personali di noi. Bastardo di male che ti ha fregato. Per fortuna sei riuscito a prendere una di quelle batterie e riuscire di lì non sarà facile. Ok, uno non viene giù. Anche questo... Sì, sì, sale, sai, sai. Anche questo forse... Uno però... Uno è sceso di livello 6, ma qua siamo... L'hai ucciso tu, bene. Adesso c'è un osso io. Ah, in realtà scendevamo tutti da lì, ecco. Dai, alzati. Ok. In realtà tu sei due livelli sopra di me. Infatti cosa succede? I nemici si tarano al mio livello? Sono livello 6, sì. Ah vabbè, bene. Sali al piano di sopra, gente, non sei ancora fuori pericolo. Aspetta che c'è un drop. Qua c'è il rifornimento. Cos'è che c'è? Un fucile. Ah, ah sì, anche me sopra mi dà qualcosa, fai che se mi fa salire. Però... È uno zaino. Riproduci la registrazione. Accesso all'archivio. File audio caricato. Licenziato. È questo che intendi, vero mio? E lo è Milo. Nessuno ti sta licenziando. Ah, aspetta un attimo, avvicinati a me. Consensuale. Avvicinati a me. Sai che mi sembra quello posizionale? Ah, cambia l'audio in base a... No, è quando ti avvicini che sento il tuo audio. Se sono lontano non senti niente? Mi sembra di sì. Ma sai che per me non l'ha disabilitato in game? Aspetta, vediamo un attimo le opzioni. Perché mi sembra di aver visto che c'è quello posizionale. Audio. Vediamo. Vedi, volume giocatori vicini. Oh, ecco. Dove? Audio? Sì. Però... Limiti volume. Allora, controllo il volume. Ma questa è dalle chat, però. Eh sì, tu sei in chat con me, praticamente. Provo a vedere... Però lì c'hai il microfono attivato? No? No. Prova ad abbassarlo tu. Per questo dovrebbe essere il mio volume che arriva a te. Dici che potrebbe essere quello, allora provo... Ok, provato a metterlo a zero. Mi senti? Non mi senti più adesso. È appena parte un film, un audio di qualche tipo e siamo vicini, vediamo se lo sento. Capito? Forza, no, però a me mi senti quando parlo? Sì, 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 ti sento quando parli. Il problema è sentire il doppio... Parte ogni tanto che si sente il suono della televisione, ma vabbè. E i figli sono tutti bene? Tutti bene, sì. È una vita da quando sono venuto a trovarti in moto. Sono sempre dei ottimi rompiballe. Tu sempre? Dei gran rompiscatole. Ricordo che tua figlia all'epoca era brava a giocare a un Mario, era Mario Galaxy 2 forse. Sì, lei ha abbandonato i videogame, adesso c'è... Il piccolo che si dedica a Fortnite tutto il tempo. Ah, Fortnite, ah. Guarda che anche mio nipote, almeno lui è passato ad Apex. Cioè, boss. Tipo... E, aspetta, dobbiamo spostarsi da qua. Ah, è una bella posizione, qua forse, vediamo di qua. Qui siamo a posto. Okay,
indietro. Cazzo! Ok, adesso ci sono quei due là. Vediamo dove è il punto da dove si può colpirli. Per intanto mi sta colpendo lui. In realtà questa cosa del punto debole, cioè non lo so. Non forse se hai il cecchino, no, c'è. Ma io non sono mai riuscito a trovare. Nel primo erano facilissimi, perché di solito erano sempre cose attaccate, o bombole, o specie di zaini attaccate. Dai. Ok. Dai. C'è ancora uno dietro? Ti lascia che devo uccidere 100 nemici con la pistola per avere il bonus. Ma quella cosa lì dov'è che la vedi? Che non ho prestato attenzione. La vedi nel menu esterno, quello dell'Ubisoft Club. Sono l'achievement quello. È sì, sono in realtà delle sfide settimanali però, cambiano ogni settimana. E non si vede in game, scusa, mi sembra strano. No, 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 le vedi solo da fuori. Ok, comunque, qui abbiamo fatto tutto, bisogna scendere. Dove sei tu? Credo. Come si fa? Exit. E scende il boss. Ah, qua? Sì, sì, exit. Qua. Da dove siamo entrati, praticamente. Niente, ti sento ancora. È assurdo, com'è che ti sento? Ma sei sopravvissuto e hai preso una di quelle batterie. Che cazzo, livellato. Manderemo una squadra a prendere il resto. Aspetta, però sta distante. I problemi di comunicazione del teatro saranno sicuri. Quanto a Malik, mi sa che si porterà fuori dalla situazione. No, lo sento doppio lo stesso. Boh, adesso mi ha dato me un vestitino. Una polo grigia. Una polo grigia, ottimo. Cosa hai fatto? Non vedevo l'ora di avere l'Apollo grigia. Come? Perché questa è quella che dovevo fare, sai? È già fatta quella degli ostaggi? Non credo. Aspetta, adesso vediamo. Allora, c'è quella una qua vicino. Giardini pensili. Poi ho comunità della biblioteca di Martin Luther King. E basta. Come missioni secondarie, la principale era quella dell'hotel. Qui però c'è... Allora andiamo, ok. C'è un avamposto qua vicino. Vogliamo andare a liberarlo. L'avamposto suggerivano di liberarlo appena sali di livello, perché ti dà 2-3 drop del tuo livello. Ok. Io, aspetta un attimo. Io ho appena livellato, quindi sarebbe il momento giusto per me. Vabbè, per me non c'è problema. Il drop... Con tutto il drop respawna ogni tot ore, quindi si può poi tornare in casa. Ah, il drop nelle casse della zona, intendi? Sì. Ci sono i nemici. Ah, ma stiamo guardando di qua, io pensavo che fossero di voltati. Ok. E là. Quello? Per fortuna arriva lenta quella granata lì. Ma no! Ho sbagliato a saltare! Via 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 via. Aspetta, aspetta, occhio che io non ci sono. Allora tu non... Prima, da quello che ho capito io, non allora non eri tu che giocavi con me a... Oh. Morto proprio. Il tuo assassino, lanciatore, iene. Quei tizi non trovavano i lanciagranate nei negozi di attrezzatura militare o nei magazzini della SWAT. E di certo non posso permettersi di comprarle. Devono avere un altro modo di procurarsi attrezzatura del genere. Questo lo dice Ortega, che è quello del... della base operativa... Possiamo morire. C'è solo quello della viola?
Rank 7 per tutto. Mi stanno facendo male il cane. Sotto tiro. Staniamola con la granata a questo punto. Dicevo, tu allora non avevi giocato Division 1, me lo ricordavo male io. Era Greco e, no, e Berto, probabilmente, non solo loro due. No, avevo giocato il tempo, mi ero perso da sto gioco, non so perché. Capito. Ma in realtà ho giocato la beta di questo e mi è piaciuta veramente molto. Quindi ti sei recuperato il primo e poi hai preso anche questo, ok. Ecco, quello là, vedi, quello là ha un punto critico perché è comparso la stellina gialla. Ma sembra tipo Chinatown qua. Ma secondo me, sai, non ho ancora trovato i fucili da cecchino. Neanche uno, non è mai droppato né niente. Esatto. Occhio che arriva il... È in cooldown il mio coso, eh. Se puoi venire a ressarmi. Perché ho in cooldown l'alveare. Grazie. No, che stanno arrivando, stanno arrivando. E guarda che sono proprio livello 4. Ah, oh, quello è un giallo. Chiamiamo gli amici, va. Vai. Basta che non mi arrivi, non ci arrivano da dietro. Un po' fiacco oggi. Questa mattina no, ho giocato a Metro Exodus, l'ho registrato, stavo bene, invece oggi mi sento un po'... sono un giro malanni, di stagione. Perché c'è l'indicatore pistola là? A 100 metri, no, cos'è? Non l'abbiamo chiamati, stanno arrivando. L'hai chiamati tu? Ci piega arrivare? 140 metri? 141? Mamma mia, stanno venendo tipo passeggiata. Vedi che compare la X a qualcuno di quelli? Sì, secondo me è perché si bombano. Cioè, quindi hanno una difesa maggiore? Sì. Capo nemico rilevato. Eccoli i nostri amorucci. Compagnucci. Inutili. Non ho ancora capito se servono a qualcosa. Ai. Allora in teoria è fuori cooldown l'alveare. Nuovo livello. Ce la faccio per caso qua. Ne ho sparate due. Ok. Capo nemico elettrolizzato. Obiettivo sgruppato. Terapia di gruppo. Sai che mi sa che c'ho l'inventario pieno. Accesso deposito rifornimenti sbloccato. Ecco questo qua. Accesso deposito rifornimenti. Dove cavolo è il rifornimento? Però non ho capito. Dovrebbe essere dietro, c'è lui, dietro. Dentro? Qua. Nell'altro non sono riuscito a trovarlo. Ok, qua. Ah, qua. Ma nell'altro non... Però stato distratto, non so, non... poi quel discorso lì dell'altro, per esempio, mi chiede che vuole delle parti. 702 questo. Sì, non ho capito cosa succede, sono praticamente cose che trovi in giro, tipo acqua. Però come fai a dargliele? Vai a parlare col group leader, te lo indica lui quando ti avvicini. Ah, quindi quando poi gli parla esce l'opzione per donare, sostanzialmente. Esatto. Guarda questa doppietta. Servono anche per completare i... Per completare gli obiettivi di zona, tra l'altro. Ah, ok, sì. E gli obiettivi di zona, sai cosa possono servire?
Questo devo ancora scoprire. Che proviamo, questo qui fa 2000. Non ho un'arma principale decente. La mia fa 617, tu? Mia arma? Sì, quella principale, il fucile sostanzialmente. Ah, principale, però io ho un... Qua 191, RPM 850. In realtà i fucili non riesco a... Sono solo armi automatiche, con i fucili non riesco a sopravvivere abbastanza a lungo. Allora, ascolta un attimo. Quando tu apri il personaggio, sì. Hai visto che c'è livello 5, vabbè. Dopo ci sono i simbolini 2, 4, eccetera, eccetera. Sai i colori esattamente quali, cosa sono? Penso che il 4 sia forse la potenza dell'abilità. Sai che non lo so. Per esempio, adesso io qua c'è una maschera che c'è il simbolino rosso, quel cerchiolino rosso lì che c'ha 2. C'è scritto più 9%. E c'è scritto più 9% danni agli elite. Ah, attributi. Allora, vediamo. Quella sarà il livello di attacco, in questo caso, quello rosso così. Perché occhio che gli oggetti... ecco qua, attributi, potenza, abilità. Ah, sì. Per esempio, l'altra maschera, c'è il simbolino giallo, quella specie di batteria, perché siamo una batteria, no? Quadrata con... più 7% potenza abilità, quindi quello lì conferma che è la potenza abilità. E appunto, invece quello rosso dovrebbe essere i danni. Tu per esempio che cose che hai come valori? No, sono diversi, perché allora, vediamo. Aspetta che ne prendo uno, che no, ma allora. nel riassunto a tutto a sinistra, dove c'è sotto il tuo nome, no? Quando apri l'inventario, clicchi su una categoria. 2, 2, 3. Però okay. Non c'è scritto. Ma i numeri sono quali? Cioè, cos'è il 2? Che cos'è? Cioè, nel senso, io ho 2 rosso, diciamo così, il cerchio rosso 2 e 4. 3 è quello, quindi facciamo che sono gli attacchi 3. Poi... io skip power vedo che sono 0, quindi vuol dire che non ho 2. Io ne ho 3 quello rosso e gli altri 2 2. Gli altri 2 a 2, ok. Quindi quello che di solito si fa, o si dovrebbe fare, è di ribilanciare un po' le cose, no? Tenere un po' equilibrate le varie cose, dipende chiaramente. Per esempio, tu hai una torretta, se la usi spesso, ok, dovresti potenziare i danni dell'abilità. Chiaramente. Io provo a montare questo qui che c'ha i danni all'elite in questo momento. Questo in realtà possiamo... è un po' particolare, per esempio qua per esempio l'altra, ma c'è un'altra maschera che ha, ah, perché sono articoli marchio sbloccati 1 di 3, perché c'è anche da vedere il discorso dei marchi qua. Quanto ho visto, ci sono specie di marchi di brand in inglese, che boh, non lo so, sono, per esempio ho questa quella prima maschera che avevo su, sostanzialmente articolo marchio sbloccati 1 di 3, e infatti a quanto pare mi dava semplicemente una caratteristica di 3, perché quel più 5% precisione. Invece poi c'è tra parentesi un 10% danni critici e in fondo un 7% critico, che però sono tutte e due oscurati come voce, perché probabilmente appunto io con questa marchia, come dire, non ho lo sponsor abbastanza di alto livello, non lo so. Hanno cambiato queste cose, quindi bisogna capire. Se leggi, Prezzo. Infatti, Douglas and Harding. Poi c'ho una maschera che invece non ha nessun marchio, e poi c'è un respiratore che invece era della Richter & Kaiser GmbH, che sono quelle tedesche, no? Se non sbaglio, è tipo l'SPA tedesca in Germania. In questo caso articolo marchio sbloccati 0, per cui non avevo nessun potenziamento attivo, quanto sembra. Dice che il caso di associare al sistema altro, intanto non ho 2 articoli della stessa marca. Però sono troppo. Al momento non so come funziona questa cosa. Comunque ho uno zaino rush. Io ne ho due di queste Douglas & Harding, infatti ho due bonus attivati, a cura se... Ah, ok, probabilmente se monti 2 di quella stessa marca ti sblocca su tutte e due allora i 2 livelli? Sì,
se ne hai tre, te li sblocco tutti e tre, però solo su di armi no. Capito, capito. Funziona così, quindi. Cioè devi montare più pezzi della stessa salita... marca. Adesso mi è salita 4 rosse, quindi devo aver cambiato. Sei 4 di attacco, io sono 3 in questo momento. Ah, c'è un altro cassa maestria, forse ce l'hai anche tu però. Sì. Corazzo modulare. Tanto c'è un'abilità che ti permette di trovare più un oggetto bonus nelle casse. Maestria, lo prendi al quartier generale. È un vantaggio, è un vantaggio, penso. È uno di quelli che prendi quei punti tecnologici. Punti abilità, sì. Perfetto. Ok. Buono, buono, sì, ho capito, sì, è così, cioè se tu alla fine almeno 3 pezzi di una stessa marca, sostanzialmente. Adesso ho questo qua, difesa 1, se è difesa quello azzurro. È un'ispezione personale, questo se lo fa vedere la cosa, vabbè. Ok. Ho trovato finalmente un fucile a cecchino, aspetta che lo equipaggio, ma non c'ho il mirino però, vediamo. Ecco qua, qui c'è l'ufficiale Drago Rosso, che è il nome dell'avamposto. In questo caso vuole... Devo portargli 100 di acqua. Sì, guarda che forse li hai già, li puoi già donare. Quindi. Ah, ok, cresce e poi spero che tenga a memoria quello che gli ho dato, no? Sì, tenga a memoria. Ok, bene. Dare 3 risorse diverse, mi pare. Sì, ho visto. Cos'è sta roba? Senti anche tu le esplosioni. Cosa? No, però è successo? Ok, qui c'è una rocca forte, stiamo distante. Andiamo, c'è un'altra propaganda e c'è la missione secondaria. Quindi andiamo a fare la propaganda qua, che c'è qua. Se... Qua? Sì, perché in successione ce ne sono 3. C'è la propaganda, c'è un'altra cosa e comunque dopo c'è la missione secondaria. Apprezziamo molto il tuo lavoro, gente.